siamo insieme al capitan Luca Rossi, capitano bianconero. È una bella soddisfazione battere la capolista, oltretutto con pieno merito. Sì, assolutamente. Sarmide è un'ottima squadra, secondo me merita di stare prima in classifica, tanti giovani ma tutti molto bravi. Abbiamo fatto una bella partita, interpretata nella maniera giusta, una bella vittoria, siamo tutti contenti. Adesso la Casteldariese entra di diritto nella lotta per i play-off. Dobbiamo pensare una partita alla volta, una partita alla volta. Ci sono tante squadre, c'è Sermide appunto, c'è Castellucchio, ci sono tante squadre, tutte in lotta, tutti in Quistello. Una partita alla volta, vediamo cosa succede. Con Paolo Rampani, tecnico del Sermide, analizziamo la più pesante sconfitta di questa stagione. Dopo aver subito il gol di Bellini in avvio di ripresa, la squadra ha sbandato, subendo poco dopo il raddoppio, e poi è stata notte. Esatto, purtroppo queste partite qui sono partite che si decidono sul filo di un episodio ti gira a favore, la partita prende una piega, un episodio ti gira a sfavore, la partita prende una piega diversa. Comunque bisogna accettare il verdetto del campo. Il Casteldario sapevamo che era una squadra allestita per fare un campionato da protagonista, oggi lo ha dimostrato. Il Sermide oggi onestamente non è stato il Sermide delle migliori uscite. Cosa possiamo dire? Possiamo dire che ci dobbiamo impegnare a lavorare un po' di più, meglio, e cercare di analizzare quelle che sono evidenti oggi le note negative. Non possiamo mettere in discussione tutto per una sconfitta, seppur una sconfitta importante. Rimane il fatto di proseguire per il nostro cammino e senza batterci più di tanto. Domenica prossima c'è il New Castellucchi. Esatto, abbiamo fortunatamente la possibilità già domenica prossima a casa nostra di riprendere il nostro cammino. Ripeto, non dobbiamo avere troppo pessimismo alla luce di questa partita. Dobbiamo rimanere equilibrati sia quando le cose vanno bene sia quando le cose vanno male. Questa squadra secondo me sta dando molto, tanto, e non è giusto abbattersi. Questa settimana lavoriamo e domenica prossima c'è il Castellucchio e vedremo chi avrà la meglio.